Salve a tutti ragazzi, oggi parliamo di solidi di rotazione e cominciamo a parlarne proprio con il primo, il cilindro. Innanzitutto stabiliamo che cos'è un solido di rotazione. Un solido di rotazione è un solido che appartiene all'insieme dei solidi rotondi, quindi è un sottoinsieme dei solidi che hanno delle superfici curve. I solidi di rotazione, come dice il nome stesso, nascono dalla rotazione di una figura piana. Nel caso del cilindro, la figura piana da cui partiamo è un rettangolo o in alcuni casi un quadrato. Se si fa ruotare un rettangolo rispetto ad uno dei suoi due lati, una base o l'altezza, di 360 gradi, quello che otteniamo è un cilindro. In questo caso abbiamo fatto ruotare il cilindro secondo l'altezza, in quest'altro caso l'abbiamo fatto ruotare secondo la base, abbiamo ruotato semplicemente il nostro caro rettangolo. Quello che notiamo è che si crea una figura che ha per base un cerchio, che nasce proprio dalla rotazione. Questo cerchio avrà per raggio che cosa? Avrà per raggio la base del nostro rettangolo di partenza. In questo caso no, la base AB diventerà la base del nostro, diventerà il raggio del nostro cerchio. Quindi il cilindro circolare retto o cilindro è un solido di rotazione ottenuto dalla rotazione completa di un rettangolo attorno ad uno dei suoi lati. Adesso diamo un'occhiata, grazie a GeoGebra, a questa cosa che vi ho appena detto. Ed eccoci qui con GeoGebra. Abbiamo sulla vista grafici in due dimensioni, sul piano cartesiano, un rettangolo di cui abbiamo parlato prima. Il rettangolo che faremo ruotare rispetto alla base A'D'. Qui nella vista grafici 3D vediamo quello che succederà. Cioè abbiamo la stessa situazione con il nostro rettangolo e che faremo ruotare fra poco. Diamo l'animazione attiva e vedete quello che succede. Il nostro rettangolo ruota generando il cilindro. Lo fermiamo ed ecco qua. Quello che abbiamo ottenuto, come vedete, è un cilindro. Abbiamo fatto ruotare il nostro rettangolo rispetto alla sua base A'D' e quello che ho ottenuto è esattamente un cilindro. Possiamo farlo ruotare anche piano piano, manualmente. Quello che succede è la stessa cosa. Otteniamo proprio un cilindro. Eccolo qua, il nostro cilindro. Ottenuto dalla rotazione di un rettangolo rispetto a uno dei suoi lati, in questo caso la base. Ed eccoci di nuovo qui. Quindi abbiamo capito che cos'è un solido di rotazione e come nasce un cilindro. Adesso diamo un'occhiata un pochino di più a quelle che sono le caratteristiche geometriche del nostro caro cilindro. Il cilindro ha una superficie laterale e due superfici di base. Abbiamo già detto che le due superfici di base sono due cerchi, perché nascono dalla rotazione. Se io sviluppo la superficie laterale ottengo invece un rettangolo. Quindi la nostra area laterale del nostro cilindro non sarà altro che la moltiplicazione del perimetro di base, che in questo caso è a tutti gli effetti una circonferenza, per l'altezza del cilindro stesso. Come facevamo per il prisma, per esempio, in cui facciamo perimetro di base per altezza, anche qui facciamo perimetro di base per altezza, solo che il perimetro del cerchio noi lo chiamiamo circonferenza, quindi la superficie laterale sarà circonferenza per altezza, 2πr per h. L'area totale ovviamente sarà l'area laterale più due volte l'area di base, perché possiede due basi il nostro caro cilindro, e quindi avremo 2πr per h più 2 per πr quadro, perché πr quadro è la formula dell'area del nostro del cerchio. Andiamo a dare un'occhiata per bene a questa situazione, però prima di farlo guardiamo anche quelle che sono le formule inverse. Dall'area laterale io posso ricavare il raggio, qui vedete che l'area laterale è uguale a 2πr per altezza. Se io voglio ricavare il raggio, porterò al denominatore 2π e altezza, e quindi otterrò che il raggio è uguale all'area laterale diviso 2π per altezza. Se voglio ottenere l'area di base, invece semplicemente farò l'area totale meno l'area laterale e lo dividerò per 2, perché nell'area totale ci sono due basi. Diamo un'occhiata un pochino più da vicino
a quello che significa sviluppare il nostro cilindro, e lo facciamo di nuovo con GeoGebra. Ed eccoci qui, abbiamo a nostra disposizione un cilindro, come vedete, e noi che facciamo adesso? Svilupperemo il cilindro lungo il piano rosa che abbiamo evidenziato qui. Pian piano io lo faccio scendere, appoggio e lo svolgo fino ad arrivare alla fine, e quello che ottengo è quello che abbiamo visto in precedenza: due cerchi e un rettangolo, e questo rettangolo ha come base nient'altro che la circonferenza del nostro cerchio e per altezza l'altezza del cilindro. Lo animiamo di nuovo, lo facciamo con emissione attiva, e quello che otteniamo è esattamente quello che vi ho detto: il nostro cilindro si sviluppa in piano con due cerchi che sono le due basi e una superficie laterale che è a tutti gli effetti un rettangolo, il rettangolo dovuto alla rotazione del nostro cilindro. Ed ecco qui che torna indietro e si riprende tutta la superficie. Tornando ad essere il nostro cilindro. Adesso andiamo a dare un'occhiata al volume del nostro cilindro. Vediamo come si calcola il volume del cilindro. Il volume del cilindro si calcola considerando il cilindro come se fosse congruente a un prisma che ha la stessa superficie di base del nostro cilindro e la stessa altezza. Quindi, per il principio di Cavalieri, è come se io prendessi la superficie di base del mio cilindro e la estrudessi tante volte quanto verso l'alto quanto indicate proprio dall'altezza. E quindi, come abbiamo sempre fatto finora per tutti quanti i solidi, il volume è dato da area di base per altezza. L'unica vera novità è che l'area di base in questo caso è πr², cioè l'area del cerchio, che io moltiplicherò per l'altezza. Allo stesso modo possiamo ricavare con le formule inverse il raggio. Il raggio non sarà altro che uguale alla radice, perché il raggio lo abbiamo alla seconda e l'operazione inversa della radice è la radice. Abbiamo radice di volume fratto π per altezza, e questa è la formula inversa del volume del nostro cilindro per calcolare il raggio. Ultima cosa che andiamo a vedere è un cilindro speciale, un cilindro detto cilindro equilatero. Il cilindro equilatero è un cilindro che viene generato da un rettangolo in cui una dimensione misura il doppio dell'altra. In questo caso abbiamo il nostro piccolo rettangolo in cui la base è la metà dell'altezza, quindi l'altezza è due volte il raggio di base. Si chiama equilatero perché, se ci faccio caso, una volta che l'ho sviluppato, la sezione è fatta da una base che ha due volte il raggio e da un'altezza che ha due volte il raggio, quindi la figura che io vedo qui generata in sezione è a tutti gli effetti un quadrato, quindi l'altezza è uguale a due volte il raggio. In questo caso le formule si semplificano. Perché si semplificano? Perché io ho circonferenza per altezza, ma l'altezza è due volte il raggio come area laterale, quindi 2πr per 2r, 4πr² direttamente l'area laterale. L'area totale sarà data dall'area laterale più due volte l'area di base, quindi 4πr² più due volte πr², perché sono due le superfici di base, e quindi 4 più 2, 6πr² direttamente. Il volume è dato dall'area di base per altezza, πr² per 2r, quindi 2πr³, e ho direttamente il volume. Per calcolare il raggio, questa volta avrò bisogno di fare la radice cubica, quindi sarà il raggio come formula inversa la radice cubica del volume diviso 2π, semplicemente. Quindi, come vedete, nel caso di un cilindro equilatero le formule sono più semplici: area laterale solo 4πr², area totale 6πr², volume 2πr³. E con questo, ragazzi, ho concluso. Buono studio e alla prossima.